Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette con salsa alla cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carne tritata, pan grattato, parmigiano, prezzemolo, basilico, latte, uovo, sale, noce moscata, pepe nero, carote tagliate a dadini, zucchine tagliate a dadini, acqua. Per la salsa alla cannella, latte, sale, farina e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il pan grattato, il prezzemolo e il basilico. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la carne, l'uovo, il latte, il pepe, il sale e la noce moscata e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario velocità 4. Il composto è pronto, formiamo le polpette e mettiamole nel vassoio del Varoma. Abbiamo formato le polpette, le abbiamo posizionate nel vassoio del Varoma, adesso le metteremo da parte. Senza lavare il boccale, versiamo l'acqua. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il Varoma, mettiamo le zucchine, le carote, posizioniamo il vassoio con le polpette, chiudiamo con il coperchio ed azioniamo il bimby per 30 minuti, temperatura Varoma. Velocità 1. Le polpette sono cotte e anche le verdure. Mettiamole da parte. Mettiamo l'acqua del boccale in una caraffa. Senza lavare il boccale. Adesso metteremo nel boccale 300 g di acqua di cottura. Il latte. La farina. La cannella. Il sale. Chiudiamo con il coperchio e posizioniamo il misurino e azioniamo il bimby per 5 minuti, 90 gradi, velocità 3. La salsa alla cannella è pronta, versiamola sulle polpette e le verdure e serviamo. Polpette con salsa alla cannella. Grazie e alla prossima ricetta!